Il mondo cambia e le truffe si adeguano ai tempi, alle abitudini delle persone e alle tecnologie. Secondo una recente indagine, le truffe più frequenti sono quelle che si compiono tramite internet, prima tra tutte il phishing. Gli atti di pirateria informatica, gli accessi abusivi al conto corrente e le truffe telematiche sono in cima alla lista dei più comuni imbrogli ai danni dei cittadini. Nell'elenco delle truffe più frequenti, però, ci sono anche quelle dei pacchi postali in giacenza, anticipati da un SMS fasullo, o degli immancabili agenti di call center che si spacciano per rappresentanti della compagnia della luce o del gas, ma che in realtà sono piazzisti di altri contratti. Ecco una lista delle più frequenti truffe che in questo periodo si sono diffuse ai danni della collettività. Come sempre, prima di lanciare la sigla, iscrivetevi al canale e azionate la campanella degli avvisi. La legge. Da quando le notifiche degli atti giudiziari avvengono anche in modalità telematica, non è infrequente ricevere la mail di un sedicente ufficiale giudiziario del tribunale che invita il destinatario a cliccare su un link al fine di leggere l'atto giudiziario che gli sarebbe stato spedito. Il link è in realtà un virus che si annida nel computer del destinatario e ne carpisce le informazioni. Così il truffatore è in grado di comprendere ciò che la vittima scrive da quel momento in poi sulla propria tastiera, ivi comprese le credenziali di accesso agli account di vario tipo, primo tra tutti ovviamente il servizio di home banking. Simile alla truffa della notifica è quella della fattura falsa. Una mail comunica che è stata emessa una fattura in addebito. Il destinatario, che evidentemente non ha alcuna intenzione di pagare qualcosa che non ha acquistato, clicca sul link per controllare di cosa si tratta ed eventualmente elevare una contestazione. Se non che, così facendo, si finisce ancora una volta a cliccare su un link malevolo. Il truffatore qui fa leva sulla paura del cittadino di vedersi addebitare qualcosa di non dovuto. Oggi capita a tutti di comprare online ed ecco che spunta la truffa del pacco sospeso. Voi fate un ordine online e qualche giorno dopo, proprio mentre aspettate che arrivi il corriere, in realtà vi arriva un SMS con scritto: Salve, il tuo pacco è stato trattenuto dal nostro centro di spedizione, si prega di seguire le istruzioni qui di seguito. Chiaramente la mail non viene dal vero spedizioniere. Che fate? È istintivo cliccare sul link e lì, bene che vi va, vi chiedono altri soldi per sbloccare il pacco. A volte vi fanno inconsapevolmente sottoscrivere un abbonamento da 80 euro mensili. Nella peggiore delle ipotesi vi carpiscono i dati da utilizzare con scopi criminali. Suonano alla porta e vi dicono: siamo della compagnia della luce e del gas. In realtà sono solo finti letturisti che provano a farvi cambiare operatore. Il loro scopo è farvi firmare un modulo con cui aderite inconsapevolmente a una nuova compagnia. Per farlo vi chiedono una copia del documento d'identità o la foto della vostra ultima bolletta, perché lo ricordiamo, nella bolletta ci sono tutti i vostri dati, dal POD al PDR, che sono i numeri identificativi dell'utenza. Risultato: truffatori vi cambiano l'utenza a vostra insaputa. Per evitare questa truffa, l'autorità garante ha previsto una confirmation call, ossia una successiva chiamata da parte della società fornitrice. Quest'ultima dovrebbe chiedere all'utente se davvero ha intenzione di cambiare contratto. Ma gli agenti inseriscono nel modulo scritto inviato all'azienda il loro stesso numero, per cui la compagnia, quando fa la telefonata di verifica, non chiama l'utente, ma l'agente truffatore, che non farà altro che confermare appunto la propria firma. Un altro modo per appioppare ai cittadini dei contratti non richiesti è tramite il call center. Anche in questo caso l'operatore si spaccia come addetto della compagnia della luce e del gas. Si guarda però bene dal dire il nome della compagnia, non avendo la benché minima idea di quale sia quella con cui l'utente ha firmato il contratto. La telefonata esordisce in questi termini: abbiamo rilevato che lei ha un vecchio contratto con il quale paga quasi il doppio di ciò che dovrebbe. Se prende la sua ultima bolletta e ce la legge, le possiamo dire quanto può risparmiare. Beh, basterebbe un pizzico di malizia per capire
che se si trattasse davvero della vostra compagnia, questa avrebbe già nei propri archivi la copia telematica di tutte le vostre bollette. Ma spesso il consumatore è ingenuo, istintivo e fa come gli dice l'operatore. In questo modo, seguendo le sue istruzioni, sarà indotto a disdire il vecchio contratto per aprirne uno con una nuova compagnia. Chi cade in questa truffa viene spesso costretto a pagare due bollette, quella con la vecchia società e quella con la nuova. Sui social sono spesso presenti offerte di lavoro o di casting per trasmissioni televisive. L'utente, dopo aver immesso i propri dati in un modulo, viene raggiunto da una mail in cui gli si comunica il superamento della prima fase di selezione. La vittima viene quindi invitata a spedire una copia della propria carta d'identità. In realtà la stessa verrà utilizzata dai criminali per scopi fraudolenti, come il più delle volte l'attivazione di mutui e finanziamenti che non verranno mai restituiti. Il malcapitato, dopo qualche anno, si troverà segnalato in CRIF per debiti a lui non imputabili. In questo periodo si parla di Green Pass per poter viaggiare come misura di contenimento della pandemia Covid-19. Tuttavia, condividere online il QR code significa esporre i dati personali sanitari alla mercé di tutti. I rischi sono legati a possibili truffe, ma anche alla profilazione commerciale. Attenzione alle mail contenenti finti Green Pass che invitano a fotografare con il cellulare il relativo QR code. Chi lo fa però attiva un link che porta a pagine truffa, dove si chiede di inserire i propri dati personali, poi ovviamente rubati dai criminali. In teoria si possono aprire così anche pagine contenenti malware che si installano sul proprio dispositivo. Questa truffa sfrutta i ritardi di cui sta soffrendo questo certificato. Una truffa simile si è verificata con quei messaggi o mail che sfruttavano i ritardi dei vari bonus. Non in ultimo ci sono le immancabili truffe dei servizi premium su abbonamento per cellulare. Quei servizi a pagamento come oroscopi, meteo, giochi e così via, che si attivano anche solo visitando una pagina web o comunque senza il consenso dell'utente. Una recente delibera però della Agcom impone a tutti gli operatori di bloccare questi servizi di default sulle nuove SIM. Alle SIM già attive dovranno mandare un SMS avvisando che questi VAS, cioè servizi a valore aggiunto, saranno bloccati in automatico senza contrarie comunicazioni dell'utente entro 30 giorni. Gli operatori dovranno anche attivare sui propri canali digitali modalità per consentire all'utente di sbloccare i servizi. Bene amici, queste sono le truffe più gettonate in questo periodo, voi lo sapete, questa è la legge, questa è la vostra difesa. Avvocato Angelo Greco, ciao, buonasera, sono Salvatore, da Vallo della Lucania. La seguo, la stimo tantissimo. Questa è la legge. Sono un ex carabiniere. Buonasera, buon lavoro e complimenti per tutto. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.